Hacker Game per un nuovo video, il rifornimento della cocaina che è qua sotto. Nel video precedente a questo ho lasciato un VIP e sono andato dentro alla, come si chiama, al nightclub per vedere, perché mi è arrivato un messaggio da questo qui, da Tony, e invece non devo assegnare nessuno, che va bene così, mi devono riempire perché voglio vedere la curiosità quant'è il massimo. Allora, accedi, vediamo cosa dice qua. Scorte mancanti 0. Incursione subita 0. Qui mi hanno attaccato fra qui, eh. Sia in un, non so se è in un altro magazzino o è solo questo. E poi capacità raggiunta fermata 0. Quindi andiamo a vedere, se io dovessi venderla, mi dà 420.000. Però a questo punto non mi conviene. Io lo rifornisco, poi lo faccio dopo, perché voglio prendere sui 600.000. Voglio vedere fin dove arrivo io. Guardate che cazzo, che moto del cavolo. Raggiungi Palomino Highlands. Cosa c'è a Palomino? Mi devo ricordare, Palomino Highlands. Niente, ci sarà sicuramente ad attaccare una banda. Oppure devo attivare, cioè avere un livello di minimo, un livello di sospetto, perché c'è la polizia e devo rubare la moto poi a un poliziotto. Per questo. Adesso vediamo, può essere questo, uno di questi due. Oppure c'è già un furgone pronto anche. Togliamo questi missili, ok? Ah, c'è una banda, eccoli là sotto, eh. Sì. Devo rubargli un furgone. Seccato subito, eh. Sono in tanti qua dentro, eh. Bene. Scusa del treno che mi copre.
ma le gomme sono sane, non me la bucate. Tanto vicino, 3 chilometri e passa. Quando fai le consegne è un furgone del genere, come questo qui. Questo qui è dei laboratori umani. Cioè praticamente non va, non va. Più di questo non vanno. Quando mi hanno ucciso è perché erano dentro la boscaglia, io non potevo vederli. Poi non uso mai giubbotti, non li uso. Li uso soltanto nei colpi pesanti e basta. Questo è il primo. Ah, you ready to settle this the old fashioned way? With fists and jaws and bruised internal organs, huh? Okay. Ancora pugni. Well, the lost are cutting loot. Bah, sempre ammazzate. Al tequila ancora. Porca miseria. Andiamo a vedere. Anche se sono. È un game, però qua ne hanno fatti di porcate veramente. Hanno fatto la vita vera. Diventato prima persona, terza persona col colpo. Allora, entriamo dentro. Vediamo se ballano stavolta. Sì, stavolta ballano. Intanto mi guardo le due. Ok, dai. Allora, facciamo una bella cosa. L'altra volta mi è andata un po' meglio perché devo prima andare un po' tranquillo. Ostia, arriva.
C'è uno alle spalle, cazzo, con la bottiglia. Non è giusto. Che cosa faccio? Esco. Eh sì, non mi faccio ammazzare stavolta. Non mi ricarico, io faccio così adesso. Devo cercare un modo per non farmi uccidere. Guarda, pronti con le mazze. Devo stare più vicino possibile alla porta. Come stava entrando con... Ah, sono lì, eh? Guarda quanti sono. Questo me lo faccio, se io lo distruggo. Anche questo. Ah, mi ha preso in testa, cazzo. Volevo uscirne fuori a ricaricare. Dai, vieni qua, bastardi. Sono a fin di vita, eh. Mi sono ricaricato. Qui si ricarica. Chi è che il lag gli ho dato? Dai, quanti sono rimasti? Che ammazzate! Dai, mi riporto qui adesso. Non c'ho neanche le mazze, sono a mani nude, eh. Loro hanno le mazze. Guarda, la bottiglia di vetro, il bastardo. Hai visto? Hai visto che bastardo? La testata che stavo dando. Non si gira. Se io metto il tiro a pugni... Aspetta, vediamo se me la dà la bottiglia di vetro. Forse sì. È la prima volta che la vedo. Mai vista. Vediamo se almeno questa me la lascia. Non ce l'ho, sono a mani nude. Ehi. Guarda quanti sono in 5. Uno di loro c'ha le scorte. Non deboliti un pochettino. Sta filando un po' di mazzate. Le ho prese. Le ho prese le scorte. Andiamo fuori.
Comunque non sapevo di una novità, quando compri gli snack, perché qua c'è il negozio che vende gli snack, no? C'era scritto, dice, le vuoi comprare o lo vuoi taccheggiare? Allora io le stavo comprando e poi ho detto, cosa faccio? Lo taccheggio e poi che succede? Succede che... Resupply successful, a long journey out. Succede che, adesso uscendo fuori così lo vedete, succede, però non lo taccheggio, succede che praticamente poi la prossima volta non mi dà più niente perché gliel'ho rubate, no? E poi qualcuno chiama qualcuno per venirmi a sparare anche. Guardate, vedi, dice taccheggio, io non voglio il taccheggio, perché se lo taccheggio gliele rubo tutte. Sold. Però, non mi ma poi, però poi mi manda uno, manda uno o due mi sembra, con le pistole. Ok, va bene così. Facciamo l'altra. Vediamo la telefonata, We've hired aspettiamo. one of our rivals' guys to come with the supplies and do some work on the equipment. Pick him up and bring him in. Sono salito? No. Dov'è? Ma perché si cappotta stavolta? Raggiungiamo Alta Street. Quanti sono? No. Questi sono i cinesi o coreani. Ho via libera in questo momento, quindi per entrare devo fare tutto il giro. Per forza. No, volevo, ero tentato di buttare giù la rete, ma ho paura che salti il furgone. Il problema è che ci sono le moto qua. No, perché non so se gli vado sopra possono scoppiare anche, perché c'è la benzina dentro, eh. No, non questa, questa. Questa moto ce l'ho nel secondo personaggio, che avevo fatto una ragazza. Ok. Boh, prendiamo il furgone.
ognuno la pensa a modo suo, ma secondo me GTA va giocato veramente in prima persona, perché è molto molto, secondo me, migliore, perché vedi proprio le cose della vita reale, come se sei tu. Cioè, in terza persona sono troppo troppo distanti, capito? Troppo distante le cose, e quindi l'unica cosa che non mi piace è che praticamente il menu interattivo non va dentro l'elicottero. Solo lì non funziona, e non so perché non l'hanno messo. Non capisco. E uno che va con l'elicottero, basta, qua è pieno. Ok, così questo video finisce qui. LGT over. Ok, allora questo video adesso si conclude qui. Quando è pronta la merce farò i prossimi video con, come l'ho detto negli altri, di questo. Però le vendite, quelle grosse però, almeno da $600,000. Ciao a tutti, Joker chiude e vado in un altro stabilimento.